si è svolta la giornata internazionale del popolo Rom. Per l'occasione Matteo Salvini ha dichiarato preavviso di sfratto entro 6 mesi, poi le ruspe. Laura Boldrini, che è presidente della Camera, ha replicato parole inquietanti e solo propaganda. Addirittura il Vaticano ha voluto dire qualcosa. Sono frasi stupide, non vale nemmeno la pena perdere tempo per commentarle. Ma secondo lei Salvini ha ragione, radere al suolo i campi Rom è la soluzione, sì o no? Non ci sono soluzioni, ce lo portiamo dietro da secoli i problemi dei Rom, quindi i Rom si devono adeguare alle leggi nazionali. Chi non è intransigente alle leggi nazionali, il governo, le regioni, i comuni devono provvedere a far sì che questi signori, che io rispetto comunque perché sono persone umane, devono fare le stesse cose che fanno gli altri, pagano le tasse, lavorano, bisogna dargli le condizioni per poter lavorare. Qualcuno ci ha detto noi abbiamo paura dei Rom, lei ha paura? Io non ho paura, l'importante è che ognuno stia nel suo territorio, io rispetto loro, loro devono rispettare non me, tutti. Qui a Voghera secondo lei la situazione com'è messa? La situazione a Voghera è ancora tra quelle più tranquille, quindi reputo che per poter tenere sotto controllo i Rom, non solo i Rom, ma la città nel suo insieme, un servizio di sicurezza un po' più, diciamo, presente, perché serve sicurezza, la gente ha paura. Bisogna regolamentarli, cioè, quindi dargli una casa, o meglio ancora se la cercano, affittano tutto quanto, e poi i campi Rom vanno sterminati perché sono igienicamente una schifezza per le città che ce l'hanno. Ecco, interessante questo, perché molti pensano... Per me, per carità, perché devono vivere anche loro, a parte certi comportamenti che hanno, perché alcuni rubano, anzi spesso a volte rubano nelle case eccetera, o fanno i borseggiatori e compagnia varia, però se vengono regolamentati non è la cosa migliore. Addirittura Salvini della Lega Nord ha detto preavviso di 6 mesi, poi mandiamo le ruspe. Sì, va bene, ma lui parla così, lui intende quello che dico io pure, non penso che... Non mi interessa di Salvini, detto fra me e lei, però penso che quello che ha detto l'ha detto così. Una provocazione. Sì, una provocazione, ma pare che gli danno tutti un ascolto a livello nazionale. È giusto, lo dice lui, bisogna togliere proprio questi campi Rom perché sono proprio una schifezza, basta. Anche per loro stessi, vivono in mezzo ai topi, vivono in mezzo alla sporcizia, compagnia varia. Che gli si danno delle case. Ma dovrebbe occuparsi nello Stato per trovare delle soluzioni alternative a questi campi? No, lo Stato gli deve dare un appoggio, diciamo come si dice in termini, una mano gli deve dare, però si devono dare da fare anche loro, invece di darsi da fare a rubare, che si diano da fare per quello. Non è che devono vivere anche loro, per carità. Poi ci sono anche tanti di loro, giovani, donne specialmente, fanno i borseggiatori, non è... Sì. Non è giusto, vediamo se uno di noi fa il borseggiatore, lo Stato cosa fa? Allora li arresta, li portano dentro e poi li mettono fuori. Per quanto riguarda il discorso dei Rom, ritengo che si deve mettere mano nel senso di controllare maggiormente queste persone. Controllare perché lei ha paura dei furti, intende quello? Ovviamente, perché oggi siamo in una situazione di crisi che già non ce n'è per noi, ma ingegniamo questa gente, quindi questa gente probabilmente potrebbe essere portata a sviluppare ulteriormente quello che si è sempre ipotizzato, cioè furti presso abitazioni e cose del genere. Si è detto in questi giorni, Salvini ha dichiarato, bisogna mandare le ruspe, asfaltare i campi Rom. Parliamo, sono sempre persone, cioè, parliamo di tutelare animali, di tutelare, stiamo parlando di persone umane. Quindi non penso che sia una soluzione quella. Le faccio quest'ultima domanda. Sta girando in questi giorni su internet un video di una ragazzina che dichiara a un programma di Canale 5 di vivere grazie agli scippi e furti, di guadagnare 900 euro al giorno. L'ha visto? No. Cosa ne pensa di questo? Beh, mi auguro che non sia realtà, ecco, che sia solo un modo per... sbagliato anche quello, perché oggi non è che... ci si fa belli facendo furti, cioè dicendo di fare furti o cose del genere, ecco.